E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo tra noi questa figure di Deadpool, ovviamente a caricatura, simile a una pop, ma non è una pop ovviamente perché la testa è diversa. Comunque ci tengo a precisare che questo non è un prodotto assolutamente ufficiale perché come vedete sulla confezione non c'è scritto assolutamente da nessuna parte Deadpool o Marvel o cose del genere, non c'è assolutamente nessuna scritta, è assolutamente un prodotto cinese proveniente dal sito Gearbest con cui sto facendo questa recensione in collaborazione, diciamo, mi ha spedito questo prodotto per farvelo vedere un po'. Se volete lo potete trovare nel link qui sotto in descrizione. Comunque andiamo a vedere questo Deadpool fuori dalla confezione. Ed eccoci qua ragazzi, e devo dire che la mia prima impressione su questo Deadpool è che è davvero una figata. La caricatura è fatta molto bene, comunque anche piena di armi. Il design del personaggio anche è riportato molto fedelmente. Comunque, ovviamente è tutto miniaturizzato con la testa enorme. Purtroppo la testa non è a molla, quindi non è un babbo LED. Come materiale mi sembra fatto in vinile. Qui vedete anche le spade sul retro, niente male, un coltellino qui, le tasche e oltretutto il painting è comunque molto molto pulito ragazzi, non c'è assolutamente nulla da invidiare a una pop per esempio, anzi ho visto molte pop in condizioni davvero incredibilmente peggiori di queste, come painting, sempre errori di qua e di là. Invece questo qui non trovo, diciamo, sbavature enormi, anzi non trovo proprio sbavature ragazzi, è fatto molto molto bene. Guardate qua anche il mitragliatore in gunmetal, insomma ragazzi davvero molto buona come figure, come statuetta diciamo. E qui abbiamo la sua base che si può rimuovere e c'è questa cosa strana sotto, praticamente ci sono questi due buchi, solo che non si può incastrare contemporaneamente nei due buchi, è impossibile forzare le gambe perché sono rigidissime ragazzi, e quindi bisogna scegliere o questo buco, ecco, e posarla in questo modo, oppure l'altro, non so che senso abbia questa cosa, magari un errore di progettazione, ma insomma non è una cosa grave anche perché il peg rimanente viene nascosto dal piede. Comunque ragazzi, che dire, sono rimasto davvero molto sorpreso e anche soddisfatto da questo Deadpool. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate, fatemi sapere se magari io non sono a conoscenza della figure da cui è copiata questa, non lo so ragazzi, perché potrebbe anche essere. Ma ripeto, di sicuro non si tratta di una pop. Comunque, ripeto, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto, lasciate il mi piace se il video vi è piaciuto. Come al solito, se volete aiutare il canale a crescere, condividete questo video. Vi ricordo sempre che in descrizione troverete tutti i miei social, Telegram, Instagram, Facebook, gruppi Facebook vari, eccetera eccetera ragazzi, quindi date un'occhiata alla descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ara e da questo splendido Deadpool a caricatura.